E ciao! Buongiorno! In questi giorni la maggior parte di noi probabilmente sarà in casa perché è giusto così. Sono giorni in cui le scuole sono chiuse e in cui tutti quanti dobbiamo dimostrare di essere responsabili stando il più possibile in casa, finché appunto non passerà questo periodo un po' particolare. Per questo abbiamo deciso di fare un po' di video in cui tenervi compagnia, ma oltre a farvi trovare qualche idea da fare per ingannare e riempire il tempo in questi giorni, abbiamo deciso anche di portarvi fuori noi. Cioè, se In dovete, viaggio. esatto, se dovete stare in casa, non c'è problema, venite in viaggio con noi. Inseriremo un po' di vlog delle nostre vacanze e vi mostreremo dei posti un po' particolari. Nel video di oggi andiamo a Singapore e per la precisione andiamo in un supermercato a vedere un po' come è fatto e assaggeremo poi questi biscottini che abbiamo comprato lì. E io adoro vedere i supermercati all'estero. Più andiamo Idem. lontani e più il supermercato per me rappresenta la quotidianità di un posto lontanissimo e quindi si scoprono delle cose che magari da noi non ci sono e che lì sono normali e questa cosa mi piace un sacco. Come la Coca-Cola trasparente. Esatto, a Singapore c'era la Coca-Cola trasparente. Al lime. E qui non c'è. Ah. Quindi abbiamo trovato altre cose, quindi adesso lo vediamo insieme a voi e poi ci assaggiamo questi biscottini. Buona Buona visione. visione, iscrivetevi al canale e rimanete con noi. E se vi va, mettete pure un like. Vuoi fare le zucchine ripiene? Eccole, sono già svuotate. Che faticare, te le compri già svuotate e ci metti la ciccia dentro. E siamo tornati al Carrefour. Questo è il Carrefour di Dubai e noi adoriamo il Carrefour di Dubai perché abbiamo già fatto un video tempo fa, qualche anno fa, perché ha dei prezzi che sono completamente diversi da quelli italiani, nel senso che qui le cose sono molto L'amore di convenienti. tutti. E vogliamo vedere se questa cosa permane oppure no, visto che adesso il dirham è un po' aumentato e quindi mentre prima il cambio con un euro te ne davano 5, adesso col cambio te ne danno soltanto 4. Però direi che i prezzi sono comunque bassi. Quindi adesso andiamo a vedere qualcosa di strano e qualcosa di super conveniente e vediamo che cosa troviamo di buono da mangiare. Allora, qui c'è la farina, ma è un pacco, sono pacchi pazzeschi. Cioè, questa non riesco manco ad alzarla io. Cioè, sarà 10 kg, quella sarà 20-25 kg. Sugar, compra 10 kg di zucchero. Ma è finito lo zucchero. E vai a comprare un pacchettino, lo so, quello. 10 kg di zucchero. Zucchero, zucchero. Ok, finalmente Lara può vedere, può osservare veramente quello che l'ho sempre Questo detto. Gomme. questo Ossia in che le Italia tic tac qui costano un dirham e 90, quindi uguale 80 centesimi. Sono, no, aspetta, un dirham sono 25, meno di 50 centesimi. Ti della rendi minime. conto? Si saranno 45 centesimi un pacchetto Io di... prendo questo. Questa costa tanto, questa costa ben 2,50, sono 5, 60 centesimi. Dai, va bene, va per stavolta, va. Guarda, c'è pure. Ecco, i prezzi delle caramelle sono incredibili. Bassissimi. Allora, Che poi io di gomme da masticare, caramelle, ne ho prese 5 miliardi che le ho si è finite in due portata dei mesi. risparmi e si è comprata il sacchettone di pacchetti di caramelle. Così almeno. E io le dicevo, prima di partire, le dicevo, guarda Lara che lì le caramelle costano pochissimo al banco. Soprattutto le gomme. Esatto, e adesso calcola che il dirham costava di più. Ma l'altra volta, che erano appunto, tu avevi 5 anni, l'ultima volta che eravamo stati a Dubai, un pacchetto costava un dirham, costava 20, un pacchetto di tic tac costava 19-20 centesimi. Quest'anno costava un pochettino di più, ma eravamo sotto i 50 centesimi, quindi Però, ma cioè, meno della dai. metà, meno della metà era... Troppo, troppo bello. Questa è una lecca lecca per persone pigre, cioè non ti va di girare il bastoncino? Tu metti la lingua ferma e lei gira praticamente. Ecco. Ecco, le Kinder Barrette 75 centesimi. E questo meno, invece 2,50 sono 40, 50, 65 centesimi per un Kinder Bueno. Qui siamo al reparto biscotti. Biscotti, biscotti, biscotti farciti, cookies ovunque, Oreo dovunque. Ecco, compra un pacchetto di Oreo a 25 centesimi. E Cioè in Italia tipo uno costa un costa 1 euro. un dirham.
Sono bellissimi, sono tipo i pandini che abbiamo, i biscottini con i panda, ma sono proprio carini, hanno il disegnino con questi pupazzetti. Qua sotto c'è l'Hello Panda che qua. Che carini, eccolo Hello Panda. Però noi ne abbiamo già una a casa preso da Singapore. Questi di biscotti erano buonissimi. E se avete visto, se seguite il nostro canale abitualmente, avete visto che li abbiamo già aperti, ce li siamo già sgargarozzati in qualche assaggio fa. Allora, che poi vi dico... Allora, noi di questi biscotti abbiamo detto, abbiamo preso tre di questi qua, nacio rosa, quelli che abbiamo appena visto. Cancio, scusa, mi sono confusa. Ne abbiamo prese tre, ce ne siamo scofanati due e poi ho detto, lasciamone uno per il video. Esatto. Io, conserviamoli e poi ci sono durati un giorno. Ovvio. La perfezione proprio. Hello Panda ovunque. La boa tantissimo. Ok, qui invece siamo al reparto pasta e vediamo che un sughetto Barilla costa 2,80. Non è carino, non è inarrivabile la roba italiana come prezzi. Acqua. Acqua Ferragni. Ok. Allora, con l'acqua c'è un aneddoto, perché la prima volta che eravamo in un Carrefour di Dubai, Emiliano era andato a prendere l'acqua, in fondo era andato da solo, aveva detto, ecco, ho preso quest'acqua, poi aveva visto che ce n'era una più grossa che però costava poco di più, e aveva preso la bottiglia più grossa, poi aveva preso quella da 2 litri, e poi alla fine praticamente aveva preso il boccione da tanica da 100 litri, quindi abbiamo una foto in cui lui sta scherzando con la bottiglia, ecco quella. Beh, praticamente. Caldo. Succhetti di frutta, un succhetto di frutta costa 18 centesimi. Lo vuoi un succhetto di frutta? Oh. Lo vuoi questo qui, ai frutti rossi? Sì. Anche io lo voglio. La frutta. Vediamo se c'è frutta strana. I manghi costano meno di... Allora, praticamente i manghi stanno a 5 al chilo e le albicocche 25 al chilo, per farvi capire che differenza. La papaya. Ecco, questo era un paradosso. Il mango, che da noi costa mediamente un frutto, costa intorno ai 2 euro più o meno, lì costava un euro e... ma neanche un euro e mezzo al chilo, quindi fatti al chilo, non al pezzo, quindi straconveniente. Mentre le albicocche costavano tantissimo, costavano 4 euro al chilo. Quindi vedete, quello che per noi magari è normale, lì invece era esotico e viceversa, ovviamente. Il mango te lo tirano dietro. Facciamo uno scherzo a Emiliano che odia il mango. Amore, c'è il mango in offerta, lo prendo? Che hai trovato? Fragole? Ah. Pure no. Però è polpa, ma è lì. Livido, proprio sciropposo, lo vuoi? Vietro. Questo me lo ricordo, era buonissimo. Questo pezzo è fuori onda, nel senso che non mi ero accorta che avevo la camera accesa e quindi stavamo chiacchierando così con il telefono che andava, che puntava ovunque, quindi è storto per questo motivo. E dove puoi provarlo? Ma scusa, lasciamo. Lele! Lele! Limone e menta! Vuoi? Allora, i succhi di frutta sono fantastici. Questi sono proprio polposi, quelli sono molto densi, sono proprio pappettosi, ma ci sono di 8000 gusti, quindi c'è mango. Lo vuoi, amore? No, grazie. C'è fragole. Dai, che buono. Banana, mango, banana, ananas, mango. Banana. E poi c'è anche al mango. Mango sticks. Vuoi fare le zucchine ripiene? Eccole, sono già svuotate. Non puoi faticare, te le compri già svuotate e ci metti la ciccia dentro. Qui siamo al banco del pesce. Allora, il salmone sta a 9 euro al chilo e sono dei bestioni enormi. E invece i gamberi. Non te lo metti. I gamberi 7,50 euro al chilo. Eccolo, c'è anche qui Polo di Carrefour. Ecco, lo vendono in queste belle bustine con la maniglietta, quindi non devi aspettare che la gastronomia ti serva, ma arrivi, te lo prendi, il banco è riscaldato, è già caldo e te lo porti a casa. La cosa assurda è che costa 10 dirham, quindi costa quant'è? 2,50 euro.
questo è il banco del pane, dolcetti, muffin, biscotti, panini, ecco, pangoccioli da, che sarà, mezzo chilo, gigante, è troppo grande. Che belle queste pizzette un po' arabe. Ora devo dire una cosa, i dolcetti arabi, cioè i dolcetti arabi, dai, arriva al punto, sono una cosa meravigliosa. Allora, c'erano delle scatole molto belle da regalare, quelle tutte quante così, c'erano anche invece i vaschettini, i vassoietti, e costavano pochissimo. Anche il pane arabo non ho potuto comprarlo perché in albergo ci davano da mangiare con l'imbuto, quindi eravamo, cioè proprio continuamente a mangiare stavamo. Ho preso solo questi dolcetti perché c'erano anche in albergo, ma li ho comprati per portarmeli a casa. Quelli dell'albergo li mangiavi lì, non è che potevo portarmi a casa quelli, ed erano una cosa meravigliosa, li adoro troppo. Sono gli stessi tipi di dolcini che si li fanno anche in Turchia, sono a base di frutta secca, miele, sono una cosa pazzesca, meravigliosa, veramente adoro, troppo 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 buoni. Mi piacerebbe imparare a farli. Oppure devo trovare qualcuno che, appunto, devo trovare il modo di trovarli anche qui, perché sono veramente... Dai. Sì. Comunque c'è pure la pizza con l'oliva, eh? Alla fine tutto il mondo è paese. Cornetti, croissant, ciambelline, gnam gnam. Ma quanto costano? 10. 2 euro? 2 euro e mezzo. 2 euro e mezzo, 5 ciambelle. Oh, 50 centesimi a ciambella. 50 centesimi a ciambellina. La metà rispetto... E qua ci sono tutte le torte, che belle. Più o meno 7 euro e mezzo, 8 euro. 7-8 euro una cheesecake alle fragole. Questa qui 4 euro. 20, 5 euro, 20 5 e 5 euro. Euro. Ecco, le torte erano straconvenienti e sono tra quelle cose che veramente ti restano come prezzi strani. Anche alla gastronomia. Puoi trovare i panini, quelli piccolini, diciamo i panini, quelli che noi chiamiamo i bottoncini, quelli da festa, a 30 centesimi. Qui non c'è un'idea di un panino così economico, diciamo. E quindi alcuni prezzi sono veramente particolari. Ovviamente ci sono anche cose molto costose, appunto alcuni tipi di dolci sono molto cari. Lo zafferano, cioè hanno zafferano in pistilli molto pregiato, quindi lo trovi da qualunque cifra, da quella più bassa a quella più alta. E quindi niente, questo era un giretto molto particolare in mezzo a, appunto, a un supermercato. Chissà che cosa vi sarà rimasto più impresso. Comunque è bello viaggiare, non vedo l'ora che si possa tornare ad andare un po' in giro. Per adesso però noi ci accontentiamo di vederci un po' i video delle vacanze, di vedere i nostri viaggi, i nostri ricordi insieme a voi. Quindi ragazzi, un bacio a tutti quanti, ci trovate sempre qui, quindi se non sapete che fare, se vi annoiate eccetera, noi siamo qua. Un bacio ragazzi, mettete like a questo video se vi va, iscrivetevi al canale e ditelo ai vostri amici. Un bacio a tutti quanti, ciao!